Ciao a tutti ragazzi, io sono Dante e oggi sono qua, ragazzi, con un altro DLC di Mafia 3 Definitive Edition. Allora, oggi andremo a fare il DLC, quello dei veicoli, questo qua, a Sinclair Parish, incontra la voce e dovremo andare sicuramente nella zona nuova e non vedo l'ora perché non l'ho mai visitata, non ho mai fatto i DLC. Sono sinceramente molto curioso, raga, quindi non vedo proprio l'ora di incominciare ad andare. Comunque, prima di partire, ragazzi, io vi invito a passare ad iscrivervi ai miei canali Twitch e YouTube. I link sono tutti nella descrizione. Vi invito ad attivare la campanellina, ad iscrivervi, ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati e lasciare un like e un commento così da farmi vedere il vostro supporto e consigliarmi qualche serie da portare oppure qualche miglioria che potrei apportare a video o quant'altro, come volete voi, ditemi quello che volete. Comunque, raga, io direi di andare, incominciare. Buongiorno, permesso. Ah, la voce, quella Sicuro là, che la sia lui? Porca famosa voce. troia! Morpheus. Morpheus con i baffi, però. Ok, torna a casa tutto intero, MJ. MJ? Tutto bene? Per niente, cazzo. Devo prendermi la macchina quella buona, non questa merda che avevo in Sinclair giro, però. Parish. Che ti fa venire in mente? Niente di buono. Non per un nero, almeno. Il dipartimento dello sceriffo del posto è un po' troppo affezionato alle vecchie leggi razziali, così volevamo aprire un caso sui diritti civili. Ho contattato un avvocato di Washington, che ha amici nell'FBI. C'entra la telefonata di prima. Uno dei miei uomini, Ezekiel Dandridge, era andato a parlare con i residenti per convincerli a testimoniare contro gli uomini dello sceriffo. Stava raccogliendo prove, deposizioni, nomi e cognomi. Alla fine avremmo portato tutto dall'avvocato. Ma poi ha incontrato quello stronzo dello sceriffo Walter Slim Beaumont. Ero al telefono con lui quando è successo. Sto per mettermi in macchina. Lo so. Ezekiel. Sì. Ok. Tutto bene qui? Ted Mosby? Problemi con la macchina? Oh, no, madonna. signore. È tutto a posto. Perché non vieni fuori così ti posso vedere un po' meglio? Madonna, Ted Mosby, però non si può Che ci sentire. fai in giro per Sinclair a quest'ora di notte? Sono solo di passaggio. Di passaggio? Bell'idea. Che macchina? È la notte ideale per farsi un giretto, no? Con chi stavi parlando? Mia madre. Tua madre. Si preoccupa. Le facevo sapere che sto arrivando. Ma che bravo. Sarà orgogliosa di te. Sì, signore. Bellissima nottata. Beh, non ti trattengo. Non vogliamo certo che mammina stia in pensiero. Minchia. Povero Cristo. Un altro fratello è caduto. Lincoln, questa è mia figlia Roxy. È cresciuta ad Atlanta con la madre. È un cresciuta vero bene. piacere. Sono Lincoln. Lincoln Clay, lo so. Papà, quante volte devo dirtelo? Posso farcela anche da sola. La posta è troppo alta. La causa. Tutte quelle vite. Non possiamo correre rischi. So che hai fatto il culo alla mafia del sud. In verità non Hai appeso ancora, uno non ho alla ruota finito. panoramica. Ha ucciso qualcuno a cui tenevo.
Mi pareva una punizione adeguata. Slim e gli stronzi che lavorano per lui sono 10 volte peggio della mafia del sud. Vuoi partecipare? Allora farai quello che ti dico io, quando te lo dico io. La Madonna. Sì, signore. Voi due dovete andare a Sinclair e recuperare quel fascicolo. Una volta preso, portatemelo qui. Ti aspetto fuori quando sei pronto. E sarai tu a guidare. Un generale. Dovevo accompagnare Ezekiel. Si sente in colpa per quel che è successo. I sensi di colpa arrivano facilmente. Ma farli andare via è un problema. Cazzo, raga, come sta volando la mia play? Non ce la fa più, perdonatemi, ma... Su questo non ho dubbi. Devo pulirla di nuovo. Neanche vecchiotta. Oh! Sinclair Parrish. Sì. Sì, mi ricordo di Sinclair Parrish. Bisogna ricordare che a quei tempi la polizia locale e gli uffici degli sceriffi avevano carta bianca su ogni azione e nessuno sfruttava la cosa meglio dello sceriffo Walter Beaumont. Beaumont usava la legge per tenere bianca Sinclair Parrish. Posti come quello si chiamavano Città del Tramonto, se un nero veniva visto andare in giro di notte. Beh, era anche l'ultima volta che veniva visto in giro. Orca puttana, che paura. 222 di County Road, identificato guidatore sospetto, servono rinforzi. D'accordo. A tutte le unità di... A tavoletta. Avanti, amica, è una stronzata. Oh, merda. Aspetta, ho un'idea. Servono altre unità di supporto. Bello. Hanno chiamato gli amici. Mi arriva un altro. Fanculo. Il sospettato è un maschio di colore, 5 anni più alto della media. Pensavo volesse tenere un profilo basso. Beh, ormai ci ha beccati, quindi fanculo al basso profilo. Portiamo via il culo da qui. Sì, signore. Foxy Roxy, non ti vedo da una vita. MJ vi aspetta alla serra. Salutami Lula e le altre. Ok. Speriamo che non sia tanto lungo. Se gli serve un posto cosa coltiva questo? Qui. Stammi bene. Ma guarda che bella coppietta. Come no, siamo un po' come la bella e la bestia. Ma? E Lincoln è la bella. Io sono Mitch. Ah, ok. Ma tutti mi chiamano MJ. Com'è andato il viaggio? L'ufficio dello sceriffo ci ha dato un bel benvenuto. Che figli di puttana. Dopo l'incidente di Ezekiel, Slim ha messo tutti in allerta. Quando sei rientrato? Qualche mese fa. Ecco come sono tornato io. Lasciandoci un pezzo di stomaco, un annetto fa. Una scheggia? L'elicottero è stato colpito da un razzo e io mi sono svegliato a terra con il rotore in mezzo alla pancia. Questo toglie il dolore. Porca vacca. Uno dei miei capolavori. Il tuo amico sbirro sa qualcosa sul fascicolo scomparso? Mickey? Sì, ha detto che Slim lo tiene ben protetto nella stazione. E non è facile entrare e uscire da lì. Già, a meno che non diventi invisibile. Quegli stronzi sono pronti a tutto. Allora è meglio andare di notte e provarci quando la maggior parte di loro è andata a casa. Lo penso anch'io. Slim è un viscido schifoso, imprevedibile. Quindi verrò con te per tenere d'occhio la situazione. Ti aspetto fuori, va bene? Ok, adesso arrivo. MJ, fa una telefonata al tuo amico poliziotto e digli di darsi malato. No, quel bastardo se l'è già battuta. Andiamo a fare una strage? Come piace a me. Bene, prendi i documenti. Dove ci vediamo? Tornerò alla fattoria. Ok, non perderlo. Ricordati che ci serve vivo. Lo faccio da una vita. Minchia, i sottotitoli erano tutti diversi. Eccolo lì, la stazione, ok.
piccola modifica. Ora potrò parlarti attraverso l'auricolare. Quei porci in divisa ti spareranno... Beh, allora... Buona fortuna con il furto. Chissà che diavolo c'è sotto quel cofano. A tutte le unità disponibili. Individuo sospetto a piedi. Agenti sul posto. Il sospettato è un maschio di colore. Lincoln, chi è che sparo? Solo un piccolo imprevisto. Ah, va bene. Ma non farti aprire un secondo buco nel culo. Devo ammetterlo, Roxy. Ci sai fare con le parole. Lasciate fare ai grandi. Merda, è alla stazione. Sospettato di colore individuato in zona. Qualcuno chiami un dottore, cazzo. Smettila di giocare con quei coglioni, Lincoln. E dove cazzo devo andare? Prendo di sopra. Tieni gli occhi aperti. L'ufficio di Slim è al secondo piano, di fronte. Puttana Eva. Sparate a quel figlio di puttana. Fuori di qui! Se mi muovo... È un massacro, cazzo! Mi sta addosso! È un massacro, cazzo! Cerco riparo! Prendi quel... Bastardo, eh! Oh, dai! Ok. Preso. Ehi, hai qualche problema? Niente di cui preoccuparsi. Ci vediamo da MJ. Va bene, ma non portarti dietro gli sbirri. Attento, arrivano un sacco di agenti dal cancello posteriore. Ok, posto. Mi stavo giusto chiedendo che fine avessi fatto. Non ti fidi di uno dell'Hollow? Sono solo stupita che tu non abbia fatto un casino. Dammi cosa? Tempo. Non ti deluderò. Slim ha aggiunto degli appunti ed evidenziato dei nomi. Cazzo. Slim si è già dato da fare. Alcune di queste persone risultano scomparse. Quindi probabilmente sono morte. Sai i nomi delle persone con cui abbiamo parlato? Fanculo, ci siamo spaccati il culo per quasi un anno a mettere insieme i pezzi uno per uno. Se perdiamo tutto adesso, manderemo... Noi non perderemo un bel niente. Sapevamo che quegli stronzi avrebbero reagito. Questa gente ha sacrificato la vita credendo nella nostra causa. Abbiamo ancora le foto e le deposizioni scritte. Non permetteremo a Slim di uscirne pulito. Quindi, che facciamo ora? Ora chiamo i nomi di questa lista e di coloro di portarvi al culo da Sinclair. Dopodiché, ci occuperemo di Slim e di quei figli di puttana dei suoi amici. Sai come l'altro DLC si fa in fretta. Fertilizzante. Ma porca puttana. Nessun problema. Un mostro, Lincoln. Più uso una specie di sistema di rinvio. No. Conosci qualcuno a cui può interessare? Forse sì. Ne parliamo dopo aver messo le cose a posto qui. Grazie per l'aiuto. Vuoi un tir? Con piacere. Ma Lincoln... Merda. Hai fatto un capolavoro stavolta. Puoi giurarci, cazzo. Vado a vedere se a Roxy serve una mano con i documenti. Ci vorrà un minuto. Divertiti. Poi parleremo di affari. Cioè, adesso vado in bot? Ah no. Vedi in che posizione? Ok. Spero che tu abbia preso una giacca, perché sta per arrivare una tempesta di merda. Ho contattato tutta la lista, a parte tre persone. Andy Lafayette, Gina Paulson e Eddie. Lafayette lo conosco. Slim li ha isolati, messi contro il muro, ormai hanno i minuti contati. E questo è solo l'inizio. Tutta la zona è bloccata, nessuno entra o esce senza il permesso di Slim. Come dicevo, una tempesta di merda. Che cazzo facciamo? Quei tre sai dove si trovano? Sì, li teniamo sorvegliati.
Se andiamo lì a darmi spianate, quelli li ammazzano. Ma se io e Roxy ce ne andiamo in giro per Sinclair a fare un po' di casino, loro non si faranno scappare l'occasione di dare la caccia ad un negozio. Qua mi piace comunque, esatto. È bella sexy. E mentre gli sbirri sono occupati con noi, MJ va di corsa in città, raccatta quei tre e li porta qui. Che dici, ce la fai? Certo che sì, cazzo. Ho qualcosa che può aiutarci. La mia Nightcrawler. Ezekiel la usava quando è stato ucciso. Se ce la riprendiamo, vedrete che nessuno sarà in grado di starci dietro. Com'è il deposito giudiziario? Come tutti gli altri. Con sbirri, allarmi e un recinto enorme. Sarà più facile che infiltrarsi nella Federal Reserve. Sì, giusto. Vado a chiamare il mio vecchio e lo aggiorno. Vieni da me appena sei pronto. Va bene. Allora arrivo subito, cazzo. Una tempesta di merda, cazzo. È già detto. Recupera i testimoni, senza farti notare. Tutto chiaro, capo? No? Ok. Papà, è arrivato Lincoln. Ti chiamo quando abbiamo finito. Ok. Andiamo a far casino, Roxy. Forza. Trisciamo dentro, prendiamo l'auto e cerchiamo di non farci accoppare. Ci hanno chiusi. Usa la rampa. Il sospettato è un maschio di colore, alto circa 1,80 m, va considerato armato e pericoloso. Abbiamo 503 al deposito giudiziario. Due sospettati di colore, alla Nightcrawler nera e rossa. Attenti ragazzi, questo è pericoloso. Resistere a tutto, ma non è antiproiettile. Quindi sta attento, chiaro? Devastiamo Sinclair. MJ, tocca a te. È ora di scoprire quanti danni può fare la tua auto, Roxy. Ho individuato il veicolo rubato al deposito giudiziario. I sospettati sono da considerarsi armati e pericolosi. No! Tempo per MJ. Ora andiamocene. Gli uomini dello sceriffo hanno un punto di controllo appena fuori città. Mi stai chiedendo di investire un manipolo di sbirri così chiameranno altri sbirri ancora più incazzati? Merda, tu sì che sai come divertirti. Qui è lo sceriffo Slim Beaumont con un messaggio per i nostri ospiti. Spero che riusciate a sentirmi. A Sinclair non vediamo di buon occhio i neri indisciplinati. Vi darò una bella lezione sulla disciplina. E a far rispettare legge e ordine. Qui è lo sceriffo Beaumont. Chiudo. Qui è lo sceriffo Beaumont. Ho un messaggio per i nostri nuovi amici. Pensavate di fregare il vecchio Slim, vero? Tranquilli, ho una sorpresina per voi. Continua a devastare Sinclair e non pensare all'auto. Guarda, capo. Come stanno i vetri? Che bello! Illesi. Hanno chiamato gli amici! Ma non per molto, se la polizia continua a starci alle calcagna! E arrivano altri! Questi stronzi mi stanno così attaccati a contarmi i Hanno chiamato gli amici! E adesso, chi c'è? Tiratemi fuori da qui! Altri agenti! Seguimi alla discarica. Ho già pronto un piano di fuga. Continua sempre dritto. Madonna. Signore. Che figata. Che figata, cazzo. MJ, brutto figlio di... Che ti avevo detto? Più palle che cervello. Meglio tornare alla fattoria. Tu vai con la tua? Certo che sì, cazzo. Però non te la sei cavata male con lei. Grazie, Roxy.
ci vediamo alla fattoria. Io che pensavo che fosse un DLC di gare. Meglio così. Non devo scappare, vero? Quindi si è beccato un proiettile. Dobbiamo portarlo da lavoro prima di subito. Via Roxy, che noi siamo già pronti. Ricevuto. Ok. Ehi. Ehi, Andy sta bene. Per sua fortuna, la sottoscritta sa qualcosa di medicina da campo. Devo ringraziare mio padre. Io vado con MJ, così mi occupo di Andy. Allora sbrigatevi. Slim e i suoi non ci metteranno molto a trovare questo posto. Muoviti, Roxy! Merda. Il fascicolo, puoi recuperarlo dalla casa? Ma certo, te lo porto subito da lavoro. Sale grosso pizzica, non è vero? Ragazzi, non sai quanto vorrei piazzarti una pallottola nel cranio. Però stavo pensando, perché invece non lascio che i miei amichetti si divertano un po' con te? Sembra che i tuoi compari abbiano deciso di tirare fuori i costumi di Halloween. Simpatici, Slim. Ve l'avevo detto che era speciale. Siete fottuti, mio caro. Potete anche aver recuperato qualche testimone a Sinclair. Ma questo è la cosa più importante. Senza questo, sarà solo la parola di qualche sporco negro contro quella di un rispettabile bianco. E alla fine di tutta questa storia, rischio di diventare addirittura governatore. Sono contento che tu non abbia smesso di sognare. Sai qual è il problema di voi altri? È che credete di poter vincere. Che ci sia qualcosa da conquistare. Ma questo non succederà mai. Uno sporco negro sarà sempre uno sporco negro. Io mi dissocio, raga. Forza. Mi dissocio. Divertitevi. Non ti muovere, figlio di puttana. Porca troia, da dove veniva? Merda! Sarebbe bellissimo se qualcuno gli sparasse. Ok, andiamo. So chi cazzo hai di fronte. Sei morto. Devo ripararmi. Lasciatemene un po'. È un massacro, cazzo. Mi sa tanto che mi vuole morto. Mi sta addosso! Qualcuno mi aiuta! Cazzo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Ficcategli un colpo in testa e vi pago da bere a vita! Se no, vedo Slim! Lo stronzo viene di qua e sembra impaurito! Giù, a riparto! Porco bastardo! Stronzi! Mi seguirai all'inferno!
Roxy! Vattene da lì! Roxy! Roxy! Cristo Roxy! La puttana. Giù, al riparo! Tim! Quella roba fa male, vero? Prendiamo la mia! Guida tu! Che camionetta è? Merda! Cerca di scappare! Taglia per il campo! Ma quante vite hai? Senti chi parla? Meno male che siamo scappati in tempo. Oh, è nostro! Fine della corsa, Slim. Avanti, ragazzo. Ho qualcosa per te. Sì. Proprio una bella cosa. Mi hai sentito, ragazzo? Ti sentiamo, pezzo di merda. Che buffo. Credevo che sarei morto sulla mia sedia in veranda. Su, forza. Finiscimi. Nah. Ucciderti non servirebbe a niente. Farti vivere. E pagare per i crimini che hai commesso. È così che si cambiano le cose. E poi... devi sapere una cosa. Essere uno sbirro bianco e razzista ti renderà davvero molto popolare in carcere. Ah, conosco della gente. Gente potente. Non finirò in letto. Madonna. Forza. Direi che è giunta l'ora di portare via il culo da Sinclair Parrish. A tutte le unità disponibili. Ecco. Mettiamo Slim da mio padre. Gli uomini di Slim ci stanno addosso. Parcheggia più avanti. Alla vernice, cazzo! Evelyn. Che vuoi fare con Slim? Ora ci penso io. Vai ad avvertire mio padre. Deve sapere cosa sta succedendo. Figliolo, prima o poi dovrà imparare ad essere più discreto. Beaumont? È ancora vivo. L'abbiamo messo in garage. Roxy si è comportata bene? Cazzo, molto più che bene. Quella è una pazza scatenata, la vuoi. Ah. Beh, anche tu ci hai messo del tuo. Ti va di restare, potresti tornarci utile. Come vuoi. Sei sempre il benvenuto, Lincoln. Mi ha fatto piacere rivederti, la vuoi. Prima o poi dovrai tornare a vivere la tua vita. Non dimenticarlo. Tranquillo, prima o poi. Oh. Entra. Ehi, io vado, volevo solo dirti... stai bene? Sì, certo. In effetti, no. Madonna. Non sto bene. Una parte di me continua a chiedersi a chi è servito. Abbiamo eliminato quello stronzo di Slim. E tutto quello che vedo nel mondo è orrore e sofferenza. Una volta qualcuno mi ha detto che se continui a cercare il male, finirai per non vedere altro.
Sai, la verità, Roxy Lavo, è che sei una delle persone più luminose che io conosca. Non lasciare che il mondo ti cambi. Balla con me. Io non so ballare. Oh, ok. Un ballo solo. Quindi, se io sono luminosa, tu cosa sei? Non lo so cosa sono. Ti sottovaluti troppo. È vero? Pensi di avere solamente muscoli. Ma anche dentro di te c'è una luce, Lincoln Clay. Come fai a dirlo? Beh, perché stai ballando con me? Roxy. Sì? Mazza, più grosso del letto, sono deficiente. E bravo Lincoln. Ragazzi, io concludo qua l'episodio. Io ringrazio tutti voi di essere passati, ringrazio mille la compagnia. Io spero che questo DLC e le missioni secondarie del DLC vi siano piaciute. E vi do appuntamento alla prossima con un altro video di Mafia 3 Definitive Edition. Ciao a tutti, alla prossima. Iscrivetevi a Twitch e YouTube, attivate la campanellina, like e commento. Alla prossima.